Sono riuscita a prenderti perché mi sfuggi oggi, tutti ti vogliono, veramente ti hanno acclamata moltissimo. Domenica Zamara, il grande soprano polacco, sei polacca però hai studiato qui in Italia. In Italia. E hai fatto veramente un concerto a solo, veramente solo, è la prima volta che ti vedo condurre un concerto da sola. Grazie veramente. E dove poi? Al Campidoglio. Campidoglio, un grande onore proprio. Abbiamo cominciato questa iniziativa di concerti qua a Campidoglio già a gennaio quest'anno, adesso concerto lirico collegato anche con praticamente premiazione. Complimenti a te che hai ricevuto bellissimo premio per personalità speciale proprio dalle donne polacche che ti hanno apprezzato, hanno letto tua biografia, hanno analizzato, hanno apprezzato moltissimo perché biografia è enorme. Altra volta siamo tornate insieme da un concerto a Reggio Calabria, ero scioccata, così tante cose ha fatto, così giovane, così tante cose, ero proprio... strafatta come no, vabbè, bravissima, no? No, veramente ti devo ringraziare. Sei sempre modesta, fai interviste a noi, ma invece tu queste cose che fai. Qui abbiamo Beata Kosidrak, una bravissima cantante polacca che è venuta qui a vedere il tuo concerto. Ciao! Ciao! How are you? I'm fine, thank you very much. Ok, allora sei una, adesso parlo, tu traduci, no? Sì, perché io il polacco proprio. Sei una cantante molto conosciuta, molto brava, detta dalla bravissima Domenica Zamara, e quindi canti sempre in Polonia oppure anche all'estero? Jesteś wspaniałą śpiewaczką, ja już tutaj powiedziałam przez publiczności podczas koncertu mojego, że wspaniale śpiewasz, wspaniały głos. Dla mnie najpiękniejszy głos polski, właśnie pani głos, i znaczy możemy być na tym. Tak, jasne. Tak, twój głos od dzieciństwa słuchałam, uwielbiam, głęboki, duży głos, ja lubię takie duże głosy, twój i Górniak też bardzo lubię. Dwa piękne głosy, najlepsze wokale w Polsce dla mnie. Więc pyta tutaj dziennikarka, że ma bardzo... Scusa, ma io parlato così tanto, ho parlato. Pyta, czy śpiewa pani, czy śpiewasz też za granicą? Czy głównie w Polsce, a jeżeli za granicą, to gdzie? To znaczy, jeśli, to oczywiście śpiewam dla Polonii. W różnych miejscach na całym świecie. Głównie w Niemczech, w Szwecji, w Anglii, w Stanach Zjednoczonych.